Okay. Con Ezio Donadio, candidato sindaco di Busca, si presenta la sua candidatura e la lista a suo sostegno. Quali devono essere le priorità e quali gli obiettivi per l'amministrazione di Busca nei prossimi 5 anni, secondo lei? Ma la nostra lista si è appena composta con tutta una serie di obiettivi che provengono e sono un po' una continuità del programma dell'amministrazione precedente. Noi quasi la metà della lista è composta da ex assessori o consiglieri dell'attuale amministrazione. Abbiamo rinnovato la squadra con nuovi inserimenti, con 9 sono i candidati che si sono aggiunti al nostro gruppo, uomini, donne, persone che si danno disponibili a portare avanti un programma che abbiamo composto insieme ai cittadini, perché abbiamo dato via a un sondaggio online al quale hanno risposto molti cittadini. Gli obiettivi del nostro programma sono soprattutto nel completamento delle opere che abbiamo avviato nella precedente amministrazione e che è principalmente il nostro polo scolastico, il rifacimento di diverse piazze, avendo partecipato ai bandi del commercio e a bandi che erano appunto PNRR e regionali e bandi della Fondazione. Abbiamo negli ultimi anni avviato un programma di ristrutturazione, di abbellimento della città, rifacendo alcune piazze, e nel nostro programma c'è il completamento di questi lavori, rifacendo Piazza Diaz, che è ancora una piazza che deve essere ristrutturata e rivista. Proponiamo l'inserimento dell'ascensore che collegherà la piazza Giovanni Paolo II con il centro storico, proprio per dare maggiore possibilità ai visitatori e ai cittadini di arrivare al centro con la massima comodità. Cercheremo di aumentare l'attrattività della nostra città, portando a Busca ancora altri eventi importanti, come sono Mirabilia, come sono Carta del Cifrare, eventi culturali, portando delle mostre importanti a Casa Francotto. Continueremo con gli investimenti anche sul territorio frazionale e sul territorio di Valmara.